tardi le forze degli altri. E ho avviato la registrazione, Francesco. Ok, perfetto. Grazie Luca. Bene, direi che possiamo partire. Buonasera a tutti. Grazie per essere presenti anche oggi al secondo incontro, il secondo incontro dei cinque. Quello che andremo a svolgere oggi è l'approfondimento dell'analisi di contesto e la porteremo al termine. Per questo dicevo appunto che ci sarà molto lavoro da fare. Facciamo una breve anche introduzione a quello che faremo nei prossimi incontri. Dal prossimo incontro ci sarà il cambio dell'attività, infatti andremo a condividere le criticità ammesse. Con le criticità emerse e di conseguenza definire gli obiettivi su cui andremo ad agire. L'incontro dopo, quello del 17, invece andremo a pianificare i risultati attesi e le attività che dovremo eseguire per ottenere appunto tali risultati. E nell'ultimo incontro andremo a appunto fare un piccolo cronoprogramma. Come era stato già anticipato dalla professoressa Bassi durante il primo incontro, a margine di questi primi cinque incontri, probabilmente se riusciremo faremo un bilancio anche economico delle attività, quindi un piccolo prospetto economico sui costi e sulle risorse da investire appunto per realizzare le varie attività. La scorsa volta abbiamo iniziato proprio con l'analisi del contesto, parlando. Quello che è emerso più o meno è stato riassunto in modo per ora ancora generale, tra, abbiamo il zoom corretto, si vede come zoom, è sufficiente. Si vede, magari Ok, si riesce a abbiamo. ingrandire ancora un po', ma ancora un pochino, così riempie lo schermo, ma si vede già. Ok. Ottimo. Dicevamo che appunto tutti i punti emersi nel scorso incontro sono stati, diciamo, un po' uniti o divisi tra elementi positivi e negativi, e poi abbiamo cercato quelle che saranno le tematiche vicino, no? Io farei una brevissima carrellata su quelle che sono, ad esempio, gli elementi positivi e negativi in generale che sono emersi. Prima tra tutti, già tra i primi interventi, era emersa la presenza appunto di diverse progettualità all'interno del nostro territorio, sia in passato che attualmente. Era stato preso appunto come un elemento positivo. A questo erano collegati poi anche il buonissimo rapporto che è stato ormai fortificato tra castagnicoltori locali, tra la popolazione locale e l'ERSA. Abbiamo appunto inserito tra i punti la presenza di varie prove anche di trasformazione, per questo Sergio, sono particolarmente contento che sei presente, perché magari dopo ci dirai anche tu un due parole anche su quello che sono le opportunità. Quello che era poi, tra gli elementi positivi, che era stato introdotto da Fabbro, la possibilità, di andare ad agire anche sui nostri vecchi castagneti per creare dei nuovi impianti, e qui avremo anche delle prove in corso che ci daranno dei risultati nel breve periodo, credo io. Oggi proprio Michele Fabbro dell'ERSA, che credo che, se non si è ancora collegato, si collegherà a breve, mi ha mandato delle foto molto incoraggianti sui risultati che si stanno avendo su un recupero, su un ripristino a San Leonardo. Veramente molto, molto, molto interessanti e positiva come prospettiva. Sicuramente tra gli eventi positivi è l'elevata presenza di castagni sul territorio, che questo viene utilizzato normalmente come indicatore poi
sperimentale, diciamo, non sperimentale, come indicatore per la il terreno adatto sul nostro territorio. Altro tema che era importante, che però sicuramente bisogna fortificare, la presenza di aziende agricole interessate al tema sul territorio e anche la presenza di strutturate. Gli esempi li abbiamo fatti anche appunto l'altro incontro con i nuovi impianti. Poi abbiamo diviso tra le opportunità, tra gli elementi positivi, tutta la questione delegata al tema del settore della castanicoltura, con le istituzioni, con la politica. Quindi questa opportunità della legge 10 che è passata proprio, è stata approvata, no? Quindi la modifica della legge 10 del 2010 per il recupero dei terreni incolti. Anche qua l'interesse abbiamo visto anche nel precedente incontro della politica, e anche oggi appunto vedo presente anche Antonio Comuni, Franco del Francesco, sindaco di Drenchia e di San Leonardo, che ringrazio per la presenza. Quindi anche qui vediamo come la politica anche locale si interessa al tema. E quella che è una grossa, secondo noi, opportunità è la presenza del GAL per sviluppare anche il settore della castanicoltura. Anche qua, progettualità PSR anche già presenti. Poi abbiamo inserito tra le parte tra gli elementi positivi quello che è del contesto all'interno dell'ASFO, perché appunto l'ASFO per ora ha circa 7-8 ettari all'interno conferiti, e questi diciamo sono non tanto pendenti, quindi potrebbero essere interessanti sotto l'aspetto di sviluppo di nuovi castagneti. Luca, se sbaglio sui numeri, correggimi. Un elemento che è importante, e secondo me anche attraverso questi incontri deve emergere, che è comunque ancora possibile, e c'è ancora, trasferimento di competenze tra generazioni. Mi piace riportare l'esempio, proprio abbiamo visto, ed è stato anche ripreso da un servizio della RAI slovena lunedì, con Sabrina De Ganutti, ad esempio, e sua nonna, Rina Mosolo, e in mezzo c'è la mamma, che ha fatto ancora più da tramite. Quindi ci sono ancora buoni esempi e siamo ancora in tempo per fare tanto. E proprio questo è un altro punto, la presenza di aziende giovani in generale, ma anche zootecniche, e questo è un altro elemento che era emerso come fattore positivo, era stato portato in risalto sia dal dottor Zanchetta che da Iacolettig della regione, e per questo sono contento di vedere anche Pietro Faidutti, che è appunto un nostro giovane pastore con 150 capi, e questi appunto diciamo erano le parti positive. Le criticità hanno riguardato sicuramente la morfologia del terreno, che come sappiamo bene è uno degli elementi diciamo trasversali su questi tipi di incontri, comunque quando si fanno ragionamenti su agricoltura, è un altro tema veramente importante, e ovviamente il frazionamento fondiario, che sono due poi delle criticità maggiori per lo sviluppo del settore agricolo in generale. Quello che è emerso, che non, onestamente io credevo non fosse così critica come situazione, invece è la difficoltà di trovare superfici disponibili anche a fondo valle. Soprattutto per la castanicoltura, come avevamo già accennato, sono necessari dei terreni particolarmente, cioè con condizioni particolari, soprattutto del pH, e non trovare superficie disponibile a fondo valle, anche per questioni di frazionamento fondiario, mi ha lasciato un po' sorpreso. Ovviamente i temi legati all'abbandono, anche qua emergono i temi del tema della chimica del terreno. Poi una delle criticità riguardanti la mancanza di conoscenza sulle nostre varietà, anche delle nostre varietà, della loro possibilità di utilizzo, e soprattutto un altro tema secondo me forse centrale è proprio la mancanza di produzione castanicola, no? Il prodotto castagna nelle valli della Tisone adesso diciamo piuttosto scarso, sicuramente la situazione è migliorata, però siamo ancora in una fase diciamo
secondo me non sufficiente, diciamo così, no? Inizialmente avevamo trovato poi diciamo un po' di scetticità tra le tecniche di gestione antiche, quindi locali, quello che è ancora in auge adesso a livello locale, con la proposta dell'ERSA. Attraverso poi la collaborazione e la presenza forte sul territorio, ma anche la capacità dopo di confrontarsi anche dei tecnici ERSA, ha potuto migliorare diciamo la collaborazione tra le parti. Sicuramente questo deriva anche dalla mancanza di, diciamo, di informazioni e competenze in generale sulla castanicoltura, no? Siamo molto legati al tema tradizionale, ma abbiamo ancora poche competenze tecniche sull'argomento. Primo tra tutti, dico la verità, anche l'ho constatato personalmente, attraverso il progetto ho imparato veramente un sacco di robe e anche appunto grazie alla presenza dei tecnici ERSA. Uno dei temi importanti di cui abbiamo parlato poi anche brevemente dopo l'incontro è stato proprio il tema degli innesti, a cui io ci tengo particolarmente, soprattutto per capire come mai c'è un'elevata percentuale di non attecchimento degli stessi, no? Quindi anche in fase sperimentale abbiamo constatato questa criticità. Un altro tema che era emerso era quello poi della presenza dei castagneti solo in zone molto pendenti, comunque diciamo sui versanti a nord. Questo rappresenta una criticità per noi che vogliamo andare a sviluppare un certo tipo di castanicoltura. Quindi sicuramente si collega anche ai temi al primo tema iniziale, quello del frazionamento e dell'orografia del terreno. Quindi oggi appunto procederemo sull'analisi del contesto e vorrei iniziare un po' a esporre quello che in realtà era emerso a seguito dell'incontro. Amedeo, se hai voglia di dire due parole, Amedeo Duc di Raune, perché ha sollevato parecchie questioni che secondo me diventavano centrali per lo sviluppo poi dei ragionamenti. Secondo me soprattutto sulle criticità, quello che dovremmo cercare noi è di non essere tanto ripetitivi, cosa che magari io non so fare, e appunto analizzare soprattutto i problemi, perché saremo lì poi che andremo a fare ragionamenti. Perché ho fatto delle riflessioni e mi rifaccio un po' all'esperienza dei nostri vecchi, che non va buttata alle ortiche, diciamo. Io vi leggo le cose e poi le commenteremo. Allora, se esaminiamo i vecchi impianti esistenti, notiamo alcune cose importanti. La maggior parte degli impianti è ubicata a nord o nord-est. Questo perché sono zone umide e il castagno necessita di molta acqua in fioritura e anche dopo per sviluppare il frutto. Quindi voi non avete la più pallida idea di quanti ettolitri di acqua tira su un castagno quando è in queste fasi qua. E sono zone che ricevono la luce di mattina, quindi nel periodo estivo, diciamo così, il castagno non viene cotto dal sole. La mattina ha luce abbastanza, poi la luce durante il giorno, diciamo, è più soffusa e quindi non soffre i problemi di siccità. Inoltre in queste zone la fienagione è più problematica per l'illuminazione minore, l'umidità e le pendenze sfavorevoli. I vecchi cosa hanno fatto? Erano abbastanza saggi, hanno detto: è inutile far fieno lì, che tanto prima che si asciuga, quello che si asciuga a sud in un giorno lì ci mette una settimana, e tra un temporale e l'altro va a finire che non combiniamo niente. E hanno messo i castagni lì anche per questo motivo. Ci sono anche piante a sud, ma non formano veri e propri castagneti, perché sono isolate. Quindi dobbiamo stare attenti che fare dei castagneti ex novo a sud potrebbe
potrebbero avere dopo dei seri problemi per l'acqua quando la pianta, non quando è giovane che ha 1, 2, 3 anni, quando comincia ad avere 10, 15, 20 anni che ha una chioma imponente. Spesso a sud i terreni sono calcarei, se notate, mentre a nord sono più acidi perché sono più argillosi. Il castagno predilige, sappiamo tutti, i terreni acidi. E qui c'è poco da fare, bisogna, prima di piantare un castagnetto, bisogna fare i rilievi del pH. Siccome i vecchi castagneti sono composti da più proprietari confinanti in successione spesso, perché a nord li mettevano tutti, se vai a vedere spesso tutte le parcelle a nord sono tutte sia in orizzontale che in verticale, sono tutti coinvolti. Un paese intero aveva le parcelle in queste zone e tutti i castagneti erano più o meno ubicati là. Quindi è molto facile coinvolgere le persone a creare un'area, ma di grandi superfici, che possono quasi prendere una montagna intera a fare una cooperativa e recuperare queste zone. Comunque sono zone abbandonate, penso che saranno più che contenti chi è proprietario di queste zone per fare una bonifica. Impianti su queste aree, a mio parere, sono da fare seguendo il criterio che adesso vi espongo. Recuperare le piante che abbiano almeno il 70% di vitalità. Inutile perdere tempo a recuperare castagni che sono sotto questa soglia perché costano in termini di recupero e poi comunque dopo un paio d'anni vanno a ramengo comunque. Per Furlan non c'è perdita di tempo. Ecco. Le piante che sono tra i 50 e il 70% conviene capitozzarle sopra il punto di innesto almeno 1,5 metri per avere una banca di marze. E i vecchi lo facevano già, avevano la testa di salice, no? E da lì tenevano sempre tagliato e finché la pianta poteva buttava sempre innesti buoni anche di un certo diametro adatto sia per fare innesti a zufero che altri tipi di innesti, perché altrimenti se noi andiamo a tagliare sulle cime le fronde, va a finire che sono difficili da controllare questi innesti se sono in succhio o meno. In più sono difficili da raggiungere e non sono apprezzabili sotto l'aspetto del diametro e della vitalità di questi innesti. Le piante sotto il 50% di vitalità andrebbero tagliate a ceppaie, in modo che la vitalità venga convogliata in pochi polloni che vanno innestati e poi alcuni polloni si tengono come sempre banca di marze. E altri che si vede che sono belli forti, se li lascia, si selezionano togliendo gli altri in modo che si crea una nuova pianta e durerà quel che durerà. Le piante nuove, a stoni di un anno o più, andrebbero piantate a debita distanza, si parla di 12-15 metri, in righe sfalsate per la questione sia di aria e luce. Tutte le piante sopra menzionate, eccetto le vecchie, vanno protette da un cerchio di rete fina per almeno 1,5 metri, altrimenti gli ungulati le rovinano tutte. Io ho visto nel mio frutteto, nonostante che ho una rete di 1,5 metri in giro, sappiate che un capriolo riesce a saltare tranquillamente quasi 4 metri, come niente, perché l'ho visto io, l'abbiamo visto. E quindi se tu non metti un paletto, anzi due, per ogni pianta e ci metti un cerchio di rete abbastanza alto, lui viene a togliersi la lana che ha tra un corno e l'altro. Lui cerca il diametro che gli passa in mezzo alle corna e siccome la pianta è di un anno o due, ha giusto il diametro per togliere quella lana che lui cerca di togliere, te le spela tutte senza problemi. Questo è un problema, è inutile fare impianti se non vengono protetti. E poi i primi anni degli impianti, essendo piante con scarsa chioma, perché sono giovani, quindi prima che fa la chioma passano parecchi anni,
l'erba, gli arbusti che crescono sotto, bisogna che siano puliti. E come li fai a pulire? O si diventa pazzi con macchinari dei cespugliatori, oppure si è più saggi, si recinta il tutto. Inizialmente io penso con rete elettrica per mettere degli ovini, bovini no, perché quelli ti rischiano di, quando la pianta è ancora piccola, poi successivamente forse, ma quando è piccola ti rischiano di rovinare. E anche per i cinghiali, perché anche quelli non sono da meno. Il recinto elettrico poi si potrebbe tenerlo permanente se il castagnetto è abbastanza ampio, e perché è inutile togliere, mettere, togliere, perché comunque due volte, tre volte all'anno devono entrare questi ovini a pulire, a mangiare quello che cresce. Poi quando le piante sono già in produzione, a questo punto c'è poco da fare. Tra cinghiali che cercheranno di venire a mangiare delle castagne, se non si fa un recinto di rete, anche la più scadente che si usa per gli ovini, fissa, con almeno un filo basso per i cinghiali, ma questa rete non serve solo per i cinghiali, sì, per i cinghiali e gli ungulati, serve anche perché la gente ti andrà a rubare, sapendo che lì ci sono una quantità non indifferente di castagne, tra escursionisti e gente varia, cominciano a entrare e portare via prodotto. Diciamo che poi io penso che le varietà comunque da recuperare qua nelle valli del Natisone non sono poche, sono parecchie, ma se si vuole fare degli impianti si può benissimo destinare un impianto per avere tutte le varietà che dispone qua le valli del Natisone. Però se si vuole fare produzione, non è che ogni impianto deve avere 50 varietà, perché poi quelle che andavano maggiormente erano quelle quattro. Il ranac, perché era chiamato in sloveno ranac, che vuol dire precoce, e si avevano queste varietà perché lo portavano al mercato Cividale o ai grossisti che venivano per i paesi coi camion a cercarlo, perché era la prima castagna prodotta molto prima, anche quasi 15-20 giorni prima rispetto alle altre, quindi poteva andare sul mercato. Poi c'è la canaluta, che sappiamo tutti quanto sia buona sotto l'aspetto organolettico e si presta moltissimo per caldaroste, eccetera. C'è la ciuffa, chiamata murunizza qua da noi, che è una buona castagna che si presta sia bollita che calderoste. Poi c'è l'obiacco, che è un simil marrone, e veniva molto cercato e comprato. Io mi ricordo a Cividale, la piazza delle verdure, delle donne lì, che i grossisti lo cercavano perché era un simil marrone. E per quanto riguarda invece le lavorazioni, ci si dovrà dotare di raccoglitori automatici sia a spalla che a ruota, di una calibratrice sicuramente, di attrezzature per produrre farine, castagne precotte in altre forme per la commercializzazione. Inoltre le castagne scarte, troppo piccole per essere commercializzate, possono essere convertite in mangimi debitamente preparati, non solo di farina di castagne, ma anche di qualche altra cosa da mettere vicino, insacchettati per animali. Inoltre i castagneti producono una quantità non indifferente di foglie e di ricci che hanno un alto tasso di tannino, di conseguenza non sono compostabili, ci vanno parecchi anni prima che si compostano. Però sotto un certo aspetto sono utili perché acidificano il terreno del castagneto, ma non possono essere lasciati tutti lì. Dovrebbero essere raccolti e, se siamo abbastanza furbi e intelligenti, andrebbero macinato il tutto e fatto come si usa per la torba, insacchettato come prodotto da vendere come pacciamante per culture acidofile. Ecco, io mi fermo qui, lascio a voi le vostre riflessioni.
Grazie. Grazie, grazie Amedeo, tanti spunti. Secondo me quello più interessante è proprio questo, delle, in effetti anche quello dell'utilizzo come pacciamanti, perché io non onestamente non ci avevo mai pensato. Veramente potrebbe essere una roba interessante, magari si mette in piedi qualche studio, anche perché quella, tutto sommato, quel prodotto lì per ora è uno scarto, no? ed è implicato in non poche ore di lavorazione all'interno del castagneto. Prima mi sono dimenticato, dico la verità, di fare una precisazione. Per semplificare il lavoro, i temi principali su cui andremo oggi, i temi principali che andremo a affrontare sono questi che vedete, ovvero quello di cercare di creare aree castanili omogenee, quello di affrontare il tema della castanicoltura storica, ma anche quello della castanicoltura moderna, il tema della trasformazione, della commercializzazione, della creazione di reti territoriali, della formazione appunto dei vari stakeholder, diciamo, e poi del processo di comunicazione. Questi sono anche dei temi, diciamo, gli ultimi tre, soprattutto dei temi trasversali relativi ai vari settori. Mi sarebbe piaciuto avere anche qua oggi Michele, presidente, ma non lo vedo perché anche lui mi aveva dato un paio di begli stimoli. Franco Juraz, secondo te quali sono le criticità adesso della castanicoltura, soprattutto diciamo nel contesto di Stregna? Perché ce ne sono molte. Ma la criticità di oggi è principalmente la pulizia dei castagneti e del territorio. Concordo con Amedeo su quanto ha detto sul posizionamento degli impianti, anche perché bisognerebbe fare un po' di attenzione quando si gira per i boschi. A me piace tanto guardare, quando cammino piace tanto guardare queste cose qua. E vedo che soprattutto i vecchi castagni venivano piantati negli avvallamenti dove ovviamente avevano più acqua e soprattutto non soffrivano tanto la siccità. Per quanto riguarda diciamo i nuovi impianti, non sono tanto d'accordo per fare degli impianti come vengono fatti giù a basso, diciamo, in fila, come mettono altri prodotti o altri frutteti. Va trovato il posto giusto, non necessariamente vanno fatti, secondo me, degli sbancamenti dentro la roccia, perché poi il castagno ha vita breve. Quello di andare a fare degli scassi per tirare via 2 metri quadri di roccia per mettere dentro una pianta, secondo me non è giusto. È preferibile spostarsi di qualche metro. Potrebbero stare benissimo, secondo me, anche impianti dove c'è il recupero del castagneto vecchio e innesti di piante nuove. Questo, secondo me, potrebbe essere una cosa buona. La cosa che andrei a vedere quando si fa un impianto di scegliere zone dove è possibile lavorare con le macchine, altrimenti penso che sia un po' problematico. Oggi la manodopera costa e andare a fare quello che facevano una volta i vecchi è un po' impensabile. Ci sono tanti posti che sono accessibili sia con macchine, come diceva Amedeo, su gomma, sia diciamo per qualche piccola quantità anche con attrezzi a spalla. Però se dobbiamo fare tutto a spalla diventa un po' un problema riuscire a stare sul mercato. Questo è quello che penso io. E poi lascio anche agli altri tirare fuori qualche idea e poi ne discutiamo via dicendo, intanto così. Ah, grazie Franco.
All'interno dell'ASPO, quante superfici abbiamo secondo voi più o meno meccanizzabili o comunque in questo contesto qua? Luca? Allora, al momento attuale di superfici castanili su cui non abbiamo espanso la nostra attività di ricerca e di adesione, dovremmo essere dell'ordine di una decina di ettari circa. Okay. E abbiamo 2-3 ettari in prossimità di Stregna sul Monte di San Paolo e abbiamo 4-5 ettari, no, forse un po' di più, 4-5 ettari tra Preseri e Polizza, e poi ne abbiamo un altro paio di ettari sopra Oblizza, no? Comunque, ascoltando anche un po', cioè nel senso qui ci siamo soffermati sia l'intervento di Franco che anche quello di Amedeo sul tema della meccanizzazione delle superfici, comunque sul tema delle pendenze, no? E quindi io credo che al di là di quelle che sono anche le proprie superfici del in gestione all'associazione fondiaria per fare il recupero, diciamo, del castagneto storico, in particolare credo che sia abbastanza prioritario dotarsi di uno studio su quelle che sono non solamente le superfici che di fatto sono state già coltivate a castagno, ma anche su quelle che potrebbero diventare le nuove superfici da destinare a castagno, perché siamo tutti quanti al corrente che buonissima parte di queste superfici sono soprattutto molto pendenti, quelle attuali. Quindi a partire da una valutazione delle pendenze, magari anche dello stato roccioso, del soprasuolo, eccetera, io credo che potrebbe aiutare molto la programmazione per l'individuare l'attività da recupero da fare, no? Insomma, vedremo cosa succederà. Come ha accennato Francesco, hanno modificato la legge 10 e di fatto hanno incluso le superfici castanili tra quelle che è possibile recuperare. Tra l'altro, giusto oggi ci è arrivato a noi un decreto come comune di quasi 170.000 euro per promuovere il recupero di circa 23 ettari di terreno. E sicuramente nel prossimo biennio cominceremo. Diciamo che proprio io credo la nostra attività, anche quest'estate o comunque fino a quest'autunno, andrà molto nella direzione di acquisire nuove superfici castanili in questa direzione. Nuove superfici castanili che poi, insomma, anche sull'esperienza, quella attuale, dovranno essere pascolate principalmente. Quindi, insomma, abbiamo delle previsioni di crescita tra gli interventi di quest'anno e degli interventi dell'anno prossimo, diciamo in previsione nei prossimi 2-3 anni, di quasi 10 ettari all'anno, forse anche qualcosa di più. Quindi vedremo su poi quanto di recuperi. Marco Donadel, com'è la situazione dei tuoi castagneti? Tu hai tutti i castagneti in un pezzo unico? Eccomi qua. Sì, allora io ho un appezzamento di un ettaro, che però non è completamente coperto castagno, quindi saranno circa 7.000 metri. E sì, ho avuto la fortuna che il castagneto l'ho ereditato da secoli fortunatamente di cura, quindi non è mai stata discontinua questa cura, hanno sempre continuato a lavorarlo. E è un terreno esposto a sud-ovest, fortunatamente, come si diceva prima, è una zona piena d'acqua, perché ci passa sotto è molto vicino a un torrente, ci sono due lame d'acqua, una sopra il castagneto, una sotto. Quindi praticamente sotto la superficie scorre molta acqua, infatti anche nei periodi più siccitosi non ho mai avuto problemi di questo tipo. E poi è un terreno terrazzato che fortunatamente prima del mio arrivo non veniva utilizzata meccanizzazione, venivano solo utilizzate delle slitte da mio nonno. E poi quando sono arrivato io ho cominciato anno per anno a costruire le strade praticamente in maniera adesso da poter accedere a tutte le terrazze. Quindi le lavorazioni meccaniche sono facili adesso, fortunatamente. Difatti 2 anni fa ho anche fatto la prova grazie a Michele Fabbro dell'ERSA e con un raccoglitore meccanizzato che mi hanno portato proprio in loco. E praticamente è un grosso, come se fosse un grosso aspirapolvere che viene collegato tramite la presa di forza del trattore è portato dal trattore con un tubo lungo una ventina, 10-15 metri se non sbaglio,
e il quale appunto permette di raccogliere tutto, praticamente ricci, castagne, sassi, foglie, raccoglie tutto. Poi ha un vaglio che va a dividere al meglio possibile le tipologie che vengono raccolte, e poi fatto questo viene tutto raccolto nei sacchi, poi questi sacchi vengono portati su un altro vaglio dove vengono scaricati, allora questo va proprio a dividere puntualmente per pezzatura le castagne. Funziona, è veramente un bel attrezzo, purtroppo molto molto costoso, perché ha un prezzo di, se non sbaglio, circa 8-9 mila euro, però diciamo che potrebbe essere veramente un bel modo di raccogliere le castagne, soprattutto veloce, perché normalmente io per raccogliere due persone le castagne ogni giorno ci impiego circa 3-4 ore, e con quell'attrezzo in un'ora, un'ora e mezza, due operatori, ovviamente uno guida il trattore e l'altro raccoglie, avevo finito tutto. Poi c'è la parte di tolettatura, pulizia e ovviamente divisione per pezzatura. Però insomma è comunque un bel mezzo. Ho capito. Sabrina o Bruna, voi che avete comunque dei castagnetti, ragionando poi anche sull'espansione dei castagnetti, che disponibilità ci sono nei vari areali? Io partirei dalla zona di Prepotto e poi verrei anche qua, zona nostra, diciamo. Mi sentite? Sabrina o Bruna, se no partiamo direttamente in qua. Antonio, tu che conosci, tra cacciatore e poi anche, diciamo, anche tu interessato direttamente, il potenziale del castagneto, secondo me, più volte abbiamo discusso io e te, no? in zona San Leonardo è ampia. Adesso abbiamo concentrato in tre zone. Secondo te, dove avrebbe senso continuare ad agire come ripristino? O comunque come investire appunto sulla castagnicoltura. Spariscono tutti qua. Spariscono tanto Antonio. Yuri, anche tu sei a San Leonardo. Sì, esatto. Io non mi ricordo, io conosco quel castagneto che abbiamo visto. Da quant'è? Sì, c'è uno verso la zona di Castelmonte, sotto Trivio, più in quella zona lì. Zona abbastanza umida, ho visto, ottimo, anche in piano. Mi sto piano piano espandendo a pulire. È una zona, diciamo, un appezzamento più verso Seuza. Quello lì con pendenze già più importanti, lì di sicuro la meccanizzazione non è possibile. Ma io direi di partire, come hanno detto tutti, da un'area più facile, piano piano espandersi, non andare a sprecare tempo con castagni che ormai sono, diciamo, compromessi, e se c'è da fare degli impianti nuovi che siano facilmente meccanizzabili, accessibili, comodi, insomma. Se no, tanto vale il recupero dei castagneti vecchi e fare sforzo lì. Lì, tu adesso quanto hai più o meno castagneto? Credo siano pulito un po' meno di un ettaro, sì. Ok. Ma e tu potenzialmente, metti conto che tu avessi la possibilità di fare un'azienda agricola, quanta possibilità avresti di espanderti, non solo di castagneti magari dei tuoi, cioè che facilità avresti nel poter programmare la tua attività di espansione nell'arco di tipo 5 anni? Ovvero, c'è disponibilità anche dei tuoi vicini di poter magari dare in concessione queste superfici, o anche tu riscontri elevata difficoltà? Qualche terreno, diciamo che ho a Prato verso San Nicolò, che potrebbe essere vocato, e anche in piano facilmente accessibile. Però per il resto sì, credo sia abbastanza difficile. Anche prendere magari in affitto qualche terreno o da qualcuno che potrebbe cederteli così? Ma quello lì credo che non rientrerei coi costi, sì. Tra prendere in affitto, lavorare, credo che sì.
che sia difficile. Ma neanche dici con una struttura magari più... cioè, adesso i castagneti comunque sono in abbandono. Ragioniamo in generale, ed è un ragionamento in realtà per tutti. Secondo voi non c'è la possibilità, l'interesse anche della popolazione poi di recuperare? Cioè, se, secondo me, se un giovane, comunque se uno si inizia a creare un'attività, l'aveva introdotto anche Amedeo, non ci può essere questa volontà anche da parte territoriale a accedere volentieri a queste superfici? Beh, può far piacere, magari a qualcuno posso chiedere, guarda, ti pulisco, tu mi lasci il prodotto e ci si mette d'accordo, anche se sì, dipende sempre da persona. Secondo te è una roba difficile? Cioè, tu ad Altana adesso secondo te non riusciresti ad attuarlo? Ma conoscendo un po' la popolazione, che siamo un po' così nelle valli, piuttosto che dare a qualcuno, secondo me la gente tende a dire lascio così, conoscendo un po' noi valigiani. Quindi sì, una propensione, diciamo, alle persone a non cedere i castagneti. Bon, però magari con belli esempi, come è stato fatto anche per il recupero dei terreni colti, può partire. Boh, no? No, più che altro ci vuole l'incentivo, no? Cioè, alla fine si è visto, nessuno si muove, appena danno un minimo di soldi, c'è gente propensa a fare, a pulire e tutto. Quello potrebbe essere comunque un'altra opportunità per noi, per la questione dei castagneti. Antonio, prima ti volevo coinvolgere, poi sei sparito. Ti chiedevo, il ragionamento che facevamo è, a livello di comune di San Leonardo, ma anche un po' più alto, più largo, quali zone secondo te, ne avevamo già discusso io e te in realtà, potrebbero essere veramente interessanti sotto lo sviluppo della castanicoltura per creare delle aree specializzate, no? Perché è inutile anche andare a investire a macchia di leopardo, diciamo, anche per i problemi che erano già emersi legati poi ai parassiti, comunque le patologie. Allora, buonasera a tutti. Dunque, io partirei da quanto ha detto Amedeo. Semplicemente terrei presente quanto ha detto lui. E quindi la localizzazione geografica del terreno è importantissima. Però a San Leonardo, che conosco molto bene, andrei a colpo sicuro, perché come ha detto e evidenziato perfettamente, nelle zone esposte a sud noi abbiamo pochissimi, ma veramente pochissimi castagneti. Però c'è da dire anche un'altra considerazione. Laddove abbiamo dei castagni secolari e quindi di diametri importanti, in quel punto lì sicuramente io l'investimento andrei a farlo. Ecco. Allora, potremmo discutere sulla varietà, però per quanto riguarda la localizzazione, sicuramente le esposizioni a sud-ovest, secondo me, sono perfette, perché in quelle zone lì, intanto anche per quanto riguarda la pendenza, abbiamo in queste zone qua, zone sud-ovest, abbiamo delle pendenze più dolci, mentre a sud non si sa perché abbiamo delle montagne che sono ripidissime. Basti pensare alla montagna di Cravero e alla montagna di Clastra, dove verso diciamo Picci abbiamo una ripidità maggiore che non dalla parte di Crostù. La stessa cosa anche dalla parte di Clastra verso Snieto, abbiamo una ripidità che sfiora, dico io, quasi il 100%, mentre dalla parte di San Pietro abbiamo una lieve pendenza che può aggirarsi al massimo sul 40-50%. Ecco, queste zone qua sono particolarmente indicate, tant'è vero che se noi andiamo a fare due passi nella zona del versante di Crostù, abbiamo tutta una zona piena di castagni, tant'è vero che lì è stato fatto un intervento proprio da parte dell'ERSA, mentre dalla parte di San Pietro, che va praticamente dal Monte Vainizza fino su al Monte San Bartolomeo e verso Brizza, abbiamo una zona che è ricchissima di piante secolari, ovviamente abbandonate.
Ecco, in queste zone qua sicuramente non potremmo fallire se dovessimo andare a fare degli interventi. Poi, quello che ho detto la volta scorsa, è importante anche l'altezza, che secondo me per le varietà esistenti in questi territori, ecco, noi troviamo queste varietà che si trovano a 200-250 metri sul livello del mare, per andare su fino a 450-500 metri. Ad esempio, a San Nicolò noi troviamo pochissime piante su in cima di castagno. Questo cosa vuol dire? Che i nostri antenati hanno scelto questa fascia di altitudine qua. Ecco. Quindi io tranquillamente, laddove, come ho detto all'inizio, laddove ci sono castagni secolari, c'è un pH del terreno che sicuramente è favorevole, e poi anche l'esposizione sicuramente, tranne rare eccezioni, sicuramente può dare dei risultati. Ovviamente c'è da dire ancora un'altra cosa, che per fare degli impianti intensivi, oggi come oggi, io andrei sugli ibridi. Terrei ovviamente qualche pianta di varietà locali, però mi butterei sicuramente sugli ibridi. Ecco, questo è quanto penso. Però, ripeto, il comune di San Leonardo è, come il comune di Stregna, come il comune di Chemaco, il comune di San Pietro, sono particolarmente vocati a questo tipo di cultura. Quindi l'investimento è da fare sicuramente. Approfitterei, Franco Ormanut, in zona Drenchia io ho conosciuto un paio di castagneti interessanti nella zona di Lase e so che avete fatto degli interventi anche con la legge 10, no? Secondo te che disponibilità ci potrebbe essere su Drenchia a fare interventi mirati sulla castagnicoltura? Dico perché purtroppo conosciamo il contesto di Drenchia, no? A livello socio-economico. E sono rimasto un po' anche stupito in realtà della presenza di queste zone di castagneti, e anche perché non so se poi è reale, però mi è stata fatta vedere l'unica struttura adibita all'essiccazione delle castagne dietro l'Ase. Io è la prima volta, il primo esempio riscontro nelle valli della Tisone. Poi magari non so qualcun altro se può smentirmi o confermare, no? Secondo te anche in una fase di espansione della legge 10 o comunque anche della stessa ASPO, che possibilità ci sarebbe di, a livello territoriale vostro, di espandere questa opportunità? Allora, innanzitutto io voglio asserire che sono qui a imparare, perché di castagnicoltura onestamente sono a digiuno, ecco. Non ho un'estrazione tale da poter senz'altro dire delle cose di conoscenza passata. So una cosa, appunto, confermo quanto tu dici per l'Ase. E ritengo anche, ho sentito un po' interpellato che ci sarebbero i presupposti. Prima però bisogna sboscare, perché onestamente Drenchia, lo sai molto bene, è coperta dal bosco. Io mi sono dato da fare, cammino, mi piace, ho trovato tanti castagni, soprattutto la vallata appunto di Lase, nella Coderiana dietro, perché chiaramente ci vuole acqua, come dicevano prima, e sia la vallata anche che da Trinco viene giù fino a Paciù, Peternelle, che ci sono tantissimi castagni secolari in cattive condizioni, se non addirittura finiti. Ritengo comunque che si possa dopo procedere su questa strada, cioè sboscare per poter poi fare castagnicoltura. Ritengo che le zone, da quanto ho sentito, siano adatte, anzi, come dicevo, visto i castagni che ci sono, evidentemente
chi da anni vive, chi curava i castagni, aveva scelto queste zone perché adatte per la castagnacoltura. Io sono diciamo, propenso e soprattutto ho speranze che questo possa avvenire. Ma a livello tipo di tra virgolette, boh, non è che ci siano tante imprese che magari agiscono sul vostro territorio, visto anche l'orografia, sì, le pendenze che avete, ma ti è mai stata sollevata come sindaco, ma anche in altri contesti, l'intenzione, l'opportunità di andare ad agire su questo settore? Perché sarebbe interessante capire se appunto, magari concentrando degli interventi in queste due località, no, che tu hai menzionato, se dopo abbiamo qualcuno che può andarci a investire, ad esempio. Perché ad esempio appunto la stessa zona di Lase che ho avuto di modo di conoscere, in realtà su certi terreni non sono neanche pendenze così spaventose. Ci ho conosciuto contesti molto peggiori. Sì, si presta bene. Ma guarda, non ho avuto richieste particolari. Ultimamente, ecco perché mi sono affacciato anche a questa esperienza, voi sapete che certe persone, abitanti della zona di Lase, Osnebrida, per scendere giù a Paciuc, ci sono interessate per poter mettere in piedi qualcosa, come si dire. Però onestamente non è niente di tangibile e di sicuro. Qualcuno prima diceva che bisogna conoscere la gente, no? Delle valli, mi pare Iuri, no? Diceva. E magari mostrano un momento un interesse e poi lasciano perdere, anche perché vorrebbero vedere magari avere a che fare con qualcosa che dà una resa molto più velocemente che non quella che potrebbe essere la resa mettendo a castagno in cultura. Però dell'interesse c'è, ecco, starà col tempo, bisognerà verificare che questo sia un interesse fattivo. Mm-hmm. Grazie. Io approfitterei, Mauro, Pieri, io so che tu avevi fatto anche un impianto di castagneto. Nella zona di Pulfero, quanto è espandibile? E ti ripropongo un po' la domanda che ho fatto a Franco, no? Quanto potrebbe essere espandibile la pulizia del castagneto, comunque l'investimento che è stato fatto, tenendo conto appunto di poi dare continuità anche agli stessi investimenti che sono stati fatti, no? Perché soprattutto in passato abbiamo visto, magari anche Franco l'ha detto, un primo iniziale interesse, puliamo un paio di anni e poi purtroppo perché non si riesce a gestire o perché cambiano anche le esigenze aziendali, tante volte vengono abbandonati, no? Castagneti, un po' come quello che è stato fatto purtroppo in passato. Secondo te a livello di Pulfero quanta possibilità di espansione c'è? Anche che difficoltà di trovare, diciamo, i proprietari. Questo chiedo perché nella mia zona di Stregna, soprattutto di Nidovizza, ho riscontrato che le aree, diciamo, a castagneto riguardano particelle poi particolarmente grosse, cioè arriviamo anche a particelle di un ettaro e mezzo, e voglio capire se questo contesto si trova anche da altre parti, ed è una roba molto concentrata ed è un po' tra virgolette in contrasto con quello che normalmente diciamo. Ma sinceramente io credo che la zona di per il comune di Pulfero, mi senti? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, perché avevo problemi prima con... Non vi sentivo io, non so che diavolo c'era, comunque. Dicevo che per quanto riguarda il comune di Pulfero, la parte più vocata, più interessata alla castagnicoltura storica è quella che va da Spignon, sotto Spignon, giù fino alla parte alta, diciamo, di Biacis e Cras, la zona sopra intorno a San Giovanni d'Antro, la zona intorno a Pegliano, che viene giù fino a Lasi, Cicigolis,
e poi va, si espande dietro fino a, fino a Erbezzo, e poi la zona di Mersino anche. C'è una parte del comune di Pulfero, tutto il Monte Mia, che è un terzo quasi del comune di Pulfero, dove non esiste un castagno, anzi c'è solo una pianta di castagno, quindi lo dice da sola, insomma. Quindi un terzo del comune non è evocato, certamente, perché sennò ci sarebbe. Ci sono degli appezzamenti grandi, perché parliamo di lotti di un ettaro, di un ettaro e mezzo, di due ettari, però tanti di questi appezzamenti sono indivisi da secoli, perché se, solamente per fare un pezzo di strada che collega il mio paese, l'Asia, con la chiesetta di San Donato, che è appena qui sopra, c'è stata mezza pagina di Messaggero Veneto per nominare tutti i proprietari per fare l'esproprio, quindi non so se rende l'idea, ecco. E io ho fatto due sperimentazioni, una per conto mio con piante ibride, ormai da 12 anni, e diciamo che logicamente il prodotto viene, c'è, soddisfacente dal punto di vista estetico, logicamente è molto lontano dalle caratteristiche dei nostri frutti. E poi tre anni fa ho iniziato insieme all'ERSA, quattro anni fa, insieme all'ERSA a fare la prima sperimentazione che è stata fatta insieme ad altre cinque aziende del Friuli, una a Toreano, due a Susans di Maiano, una a Pagnacco, quindi anche nella zona culinaria del Friuli, Pagnacco e Moruzzo. E diciamo che non ho trovato la stessa soddisfazione che ho avuto in questa parte di sperimentazione, nel senso che c'è stata un po' di difficoltà a partire da parte delle piante che ci avevano dato. Forse perché le piante che erano state messe erano piante un pochino piccole, e quindi rispetto a quelle che avevo fatto io per conto mio, che erano piante anni, sicuramente hanno avuto un'accelerazione più rapida nella partenza. Poi queste si sono trovate di fronte al cinipide che le ha bloccate e alcune piante si sono perse. Comunque ci sono sopra l'Asis, la fascia tra l'Asis e Pegliano, diciamo, non ci sono pendenze molto molto forti, molto 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 elevate, come la stessa cosa vale sotto Spignon. Ci sono anche delle piste forestali che potrebbero dare l'accesso anche a macchinari, e logicamente la coltivazione così com'è oggi è ridotta all'osso, perché le piante sono tutte in mezzo al bosco, insomma, a parte qualcosa che puliamo in pochi, il resto è tutto in mezzo al bosco. E quindi è una roba che interessa tanto, no? Antonio ha tirato fuori la questione degli ibridi, appunto come futuro. Tu dall'altra parte dici che invece ci sono stati grossi problemi. Vedremo come andranno questi nuovi impianti che sono stati messi giù recentemente. Adesso provo di nuovo. No, io non ho detto che ci sono stati grossi problemi, ho detto che rispetto a... Io ho messo ibridi, okay, sia per conto mio che quelli che ho messo con l'ERSA. Le piante che ho messo per conto mio erano piante abbastanza sviluppate. E ma sempre ibridi? Sempre ibridi, sì. Ah, ok. Sempre ibridi. Okay. Francesco, se posso portare anch'io la mia... Volentieri. Probabilmente... Scusa, solo un finisco. Ah, vai, probabilmente finisco, probabilmente le piante... che avevo messo per conto mio erano piante che erano più sviluppate e quindi hanno trovato un momentino più di facilità di espansione, di crescita, di sviluppo. Insomma. Capito. Marco? Sì, scusa, volevo portare anche una mia brevissima contributo sull'esperienza degli ibridi. Anch'io ho piantato ormai circa 10 anni fa, avevo piantato diversi ibridi, una quindicina, di tre varietà, Gustav Bettizac, Belle Pin e Margaux. Devo dire la verità che le Gustav Bettizac e Margaux sono veramente scadenti come qualità, il gusto è pessimo, sono attaccate da diverse malattie fungine, quindi io le sconsiglierei vivamente. Sono bellissime da vedere, perché sono piante che crescono anche velocemente e sono molto resistenti.
però le castagne sono enormi, sono grandi quasi come una mano, tante volte, come il palmo di una mano, però sanno da patata, devo dire la verità. L'unica che mi sono permesso di portare avanti e di innestare è la Belle Épine, che ha il pregio di essere un ottimo impollinatore, produce davvero tanto polline, e le castagne sono di un bel colore rossiccio, sono di dimensione minore, ma sono molto dolci. E ti dico questo perché ho fatto le prove durante gli anni anche di mantenimento delle castagne durante i mesi, e ho provato a assaggiarle ogni settimana, ogni mese, e devo dire che le buste Bettizacchi e le Margol, dopo veramente una settimana, erano pessime. Sì, cominciano a cascare molto precocemente, fine settembre, primi di ottobre, ma per il resto non hanno null'altro, secondo me. Io approfitterei, tornerei tipo con Franco o qualcuno delle valli con esperienza sulla questione della conservazione, perché è un tema secondo me fondamentale, no? Magari non so se qualcuno ha avuto esperienza come quella di Marco di confrontare le due parti. Io l'ho avuta direttamente, io anch'io ho riscontrato, dico la verità, sulla questione degli ibridi, una particolare difficoltà a conservarle. Sarebbe dispiace che non è riuscito, mi ha scritto Michele Fabbro dell'ERSA a collegarsi per problemi di lavoro, appunto a valutare questo confronto. Franco Amedeo, a livello di conservazione, quali criticità ci sono adesso in confronto ad esempio una volta, secondo voi? O anche, non so, magari la Caterina, col fatto anche di avere di utilizzarla in cucina. Kate, tu come fai a conservare le castagne? Allora, diciamo che comunque tendenzialmente usiamo il prodotto fresco, no? Perché comunque lo leghiamo molto alla stagione. Avevamo con l'associazione In Vita Pranzo avevamo dedicato l'edizione dell'autunno alla castagna, e quindi ogni ristoratore si era impegnato comunque, no, a realizzare, che magari lo fa anche già di per sé, ma insomma è stato motivo in più per impegnarsi magari a ricercare delle ricette che rispettassero il più possibile la tradizione, magari anche con qualche elemento, perché no, innovativo, che incuriosisse i clienti. Però ci siamo resi conto, comunque confrontandoci fra noi associati, che al di là magari del frutto fresco inteso come bollito oppure arrostito, no? Perché poi insomma ognuno ha le sue tecniche, le sue ricette, ad esempio la farina di castagne comunque la dovevamo reperire fuori, no? Che viene utilizzata sia per addensare le minestre oppure per fare magari delle tagliatelle, pasta all'uovo, pasta fresca fatta in casa. Diciamo che se ci fosse la possibilità di avere anche lì un prodotto di produzione locale, è chiaro che anche noi ristoratori saremmo molto più invogliati anche ad utilizzarlo. Diciamo che l'anno scorso, appunto, con questa intenzione di dedicare l'edizione autunnale a questo frutto, avevamo cercato un pochettino anche di confrontarci fra noi, ma in realtà sono state poche le ricette che abbiamo potuto produrre, quindi offrire, proprio perché manca magari anche un po', come dire, non tanto il frutto in sé, ma quanto la tradizione, no? Ad avere delle ricette a cui appunto che si possano attingere dalla tradizione. Tanti di noi hanno in diverse versioni proposto la zuppa, no, minestra, oppure appunto, come dicevo prima, tagliatelle, qualcuno qualche dolce, però ci siamo trovate abbastanza limitate da questo. E il fatto comunque forse di non riuscire a reperire la farina in loco un pochettino anche ti blocca, no? Sarebbe interessante che qualcuno
così cogliesse questa opportunità, anche perché comunque si presta, la farina di castagne si presta a realizzare piatti gluten free, e quindi si può andare incontro alle esigenze magari di chi ha problemi di celiachia o altro, no? E quindi comunque ci sarebbe l'opportunità anche in cucina di sfruttarla in diversi modi, insomma. Ok, ho capito. Io vorrei approfittare. Sergio, se sei ancora collegato, sì. Sì. Del Mulino. So che l'ERSA avete avuto modo di fare del prodotto di farina di castagne. L'avete utilizzato poi in qualche modo? Siete riusciti a portare avanti qualcosa? E tu, con la tua esperienza, come valuti magari quello che ti è arrivato? Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, abbiamo analizzato le farine con l'ERSA e con l'Università di Torino, prodotto da migliorare ovviamente perché le materie prime non erano d'eccellenza come ha sottolineato Michele. Comunque realizzabile anche un prodotto di qualità, anche perché le analisi organolettiche sulla canaluta sono eccezionali e quindi è un prodotto adatto sia sfarinati e quindi a tutti quelli che sono i prodotti da utilizzare sul territorio. C'è una forte richiesta sia da parte dei guanifici sia da parte degli agriturismi. Abbiamo la possibilità come mulino anche di conservare sia sotto vuoto sia atmosfera controllata la farina o anche magari la materia prima di base. Quindi possiamo sbizzarrirci eventualmente dopo. Il processo molitorio non è complessissimo, abbiamo già visto il tutto e stiamo sviluppando il progetto proprio per riuscire a realizzare il tutto entro la prossima stagione, in modo da iniziare a proporre già i primi prodotti. Posso chiedere come costi? C'è una differenza in base alla molitura normale, diciamo, di altri prodotti o è equiparabile? È equiparabile. E anche come difficoltà diciamo che è equiparabile? Sì, la difficoltà siamo lì, tra la macinazione di un grano turco, un frumento e una castagna. Un processo diverso ovviamente, però il sistema molitorio è simile. In questo caso sarà un sistema a pietra, non a cilindri. Ovviamente cercheremo di mantenere i giri più basso, a ritmo più basso possibile, in modo da non scaldare il prodotto e non andare ad abbattere le proprietà nutrizionali. A livello, un'altra domanda. Tu, per poter produrre farina, qual è secondo te una quantità minima che deve essere conferita, ad esempio, appunto per aver senso di fare la trasformazione? Cioè, e non so se hai un po' anche idea, quali possono essere le rese, ad esempio, anche tra prodotto fresco e trasformazione? Non so se avete avuto modo anche di fare questi ragionamenti. Lo capiremo poi in base al prodotto, poi da prodotto a prodotto ti cambia. E partiamo dalla base. Il prodotto va lavorato secco e l'umidità deve essere al di sotto del 10. E quindi parliamo di ridurre tantissimo la resa già del prodotto di base, che comunque la raccogliamo sul 27-30. Poi post lavorazione non saprei ancora dare rese precise. Ho capito. No, però è interessante il fatto che in effetti già c'è la richiesta a livello locale, no? Sì. Amedeo, so che volevi parlare. Allora, per quanto riguarda la conservazione, sappiamo le tradizioni che erano innanzitutto, a volte la gente andava a arrampicarsi sui castagni con le pertiche a batterle giù per avere il prodotto prima degli altri da conferire sui mercati regionali, no? Ma questa è una pratica da abbandonare perché rovini anche le gemme sui rami, quindi non è che sia tanto
idonea, diciamo, da tenere e portare avanti. E invece facevano i covoni per avere, soprattutto nel periodo verso l'inverno, cioè inizi di novembre fino a Natale, i covoni in montagne di collinette, diciamo così, di ricci, e con delle castagne, ricci chiusi, possibilmente chiusi, e che si conservavano perché avevano l'umidità, il calore giusto. Si creava una specie di fermentazione all'interno. Ma quindi, per conservare cosa? Per avere le castagne da vendere più tardi, quando ormai il mercato, quando ormai il prodotto... Le conservavano nel riccio? Nel riccio, sì. Erano nel riccio chiuse. Sì, non tutti i ricci chiaramente si aprono anche con l'umidità, però una parte, diciamo, una percentuale andava scartata, perché chiaramente stando in questi covoni con una certa temperatura, una certa umidità, però anche una buona parte si manteneva. Inoltre li conservavano con l'essiccazione in casa. Dobbiamo tenere presente che le case una volta avevano i graticci appesi ai soffitti delle cucine, e spesso non solo venivano essiccati col calore prodotto dalle stufe o da quant'altro, ma erano anche affumicati, perché molte volte queste case non avevano dei propri e veri camini funzionanti, ma spesso dovevano tenere le porte aperte perché parte del fumo usciva dalla porta d'ingresso. Quindi il calore che è più alto nella parte alta delle stanze seccava le castagne, ma anche le leggermente affumicava. Inoltre sarebbe interessante proporre la farina di castagne per spingere sulla produzione di gubbana con farina di castagne, perché è molto molto più buona. Se voi parlate con le persone anziane, fare una gubbana con farina di castagne è una cosa eccezionale. Ci so anche che soprattutto nel ramo del biologico si producono paste e altri prodotti, diciamo, per cucina, per uso alimentare umano, che sotto l'etichetta biologico, che usano addirittura la farina di tapioca, che è una radice che viene dall'Africa. Cioè si stanno sviluppando tutta una serie di prodotti nuovi che sono fatti di un mix di farine, che non è solo farina diciamo di frumento, grano duro o quant'altro, ma vengono fatti dei prodotti con un mix che non c'entrano di altri prodotti che non c'entrano niente con i cereali. Quindi si può studiare anche lì quanto è fattibile utilizzare la farina di castagne per produrre dei prodotti che possono essere, adesso io la butto lì, anche in forma sperimentale, che so io, dalla, chiamiamola così, fra virgolette, pasta o snack o crackers o quant'altro. Ormai oggi si va in un negozio, si vede di tutto, snack al riso o al grano saraceno, con questo, con quello, con quell'altro, sono mille mix, e si può vedere cosa si può sviluppare anche su quel fronte lì. Ecco. Sì, in realtà mi segnala Sergio che però, se da una parte è un prodotto interessante, dall'altra parte ha una conservabilità molto, molto corta anche quella, cioè è calcolata la scadenza della gubbana di castagna in 4 giorni. No? E questo può essere un grosso problema proprio sul ragionamento dopo della trasformazione, cosa che per dire adesso in effetti si utilizza molto poco la trasformazione, gran parte del prodotto viene utilizzato, sì, viene venduto soprattutto come sfuso fresco. Non credo che, anzi credo tranquillamente di poter dire che tutto il nostro prodotto venga utilizzato così. Queste parti, secondo me, è molto interessante la parte della trasformazione, ma necessita, proprio perché non abbiamo tradizione, di un sacco di formazione, comunque di
di prove, no? E sono state appena avviate queste prime sperimentazioni. E manca a livello locale, proprio perché ci manca la parte tradizionale della formazione. E, secondo voi, come possiamo andare ad agire su questo? Cioè, lo vedo molto complicato, perché se da una parte abbiamo la tradizione che è da trasmettere e progetti come quelli che stiamo attuando vanno bene, dall'altra parte c'è la possibilità, non so, anche Stefano Carta magari, di creare dei corsi di formazione sia magari per operatori o di contatto, di confronto sotto questo aspetto, perché a livello attuale abbiamo sempre agito sulla tradizione. E ragionando, è vero che ci sarebbero dei fondi del PSR, magari Stefano Predan, dopo ci direi anche tu due parole sull'esperienza, se ci sono robe da poter investire sulla formazione delle aziende. Stefano Carta, sì, secondo te anche il contatto delle reti, quali sono le opportunità sulla formazione? Sì, ci sono, ad adesso. Sì. Diciamo che, buonasera, il GAL purtroppo lavora su un multifondo forzato sulla formazione, perché purtroppo nella strategia di sviluppo locale del GAL non sono previste le attività della misura 1, del PSR, che forse magari Stefano Preda riesce un po' più a inquadrare. Quindi noi lavoriamo, diciamo, a bando con un partner che è un ente di formazione, con un socio GAL che è un ente di formazione, quindi lavoriamo a banda. Abbiamo fatto un programma di animazione che è integrato da attività seminariali, diciamo, tra i quali anche i circoli di studio. Ecco, il circolo di studio, se dovesse nella prossima programmazione essere inserito come attività, diciamo, spendibile dal GAL, e senza dover per forza fare dei bandi, insomma, quindi avere l'incertezza, diciamo, delle graduatorie, insomma, aspettare, quindi non riuscire neanche a programmare un cronoprogramma funzionale, ecco, il circolo di studio potrebbe essere un buon strumento per mettere in campo, per iniziare a inquadrare determinati un tema del genere che si basa soprattutto su la condivisione di conoscenza locale, no? Quindi saperi locali. E poi non so, sentendo anch'io non conosco la dimensione della castanicoltura, quindi sono molto curioso e ascolto tutti i contributi. Mi sembra che questo elemento della formazione si avvicina un po' a quello che si chiama nella programmazione pubblica adesso, quello che va a finanziare un po' la prossima programmazione, la ricerca e lo sviluppo, insomma, no? Quindi bisogna fare ricerca di prodotto e poi test e sviluppo di prodotto. Questi possono essere dei fondi, però anche lì bisogna parlare con soggetti che si occupano di questo tipo di attività. Quindi un po' di innovazione, no? Che questo è un po' il campo. Se posso dire una cosa velocissima per quanto riguarda invece la strategia del GAL, che può essere di supporto a quanto detto precedentemente, e noi quest'anno dovremmo uscire con 3 bandi, 2 dei quali dedicati alla filiera agricola, quindi vendita diretta e trasformazione, che potrebbe essere utile, insomma, sviluppare delle idee, e invece un bando dedicato alla filiera lunga, chiamiamolo, quindi la collaborazione tra produttori, trasformatori e la parte artigianale e commerciale. Quindi progetti di filiera un po', diciamo, un po' diversi da quelli del PSR, chiaramente di importo minore, però che possono contribuire anche alla fase produttiva se dovessero esserci dei bisogni, ecco. E infine un bando legato alla filiera boschiva, che in questo caso però riguarda sempre un po' l'elemento legante della strategia del GAL, che sono le reti locali, e quindi anche nella filiera boschiva si prevede la multifunzionalità, insomma, di questa filiera, che potrebbe allacciarsi un po' al recupero di aree boschive. Però da quello che mi è sembrato di capire anche la scorsa volta, ecco, i fondi pubblici, diciamo, no, non dovrebbero mancare,
se ci sono delle idee, dei progetti, insomma, poi da poter portare avanti. Ecco, grazie. Volentieri, grazie mille. Beh, sì, dico la verità che a me, io ho partecipato a un circolo di studio ed era stato proprio interessante per poi la condivisione delle tematiche all'interno del tavolo, anche dei contatti, ed è una roba secondo me anche proprio fondamentale mettere insieme anche le varie esperienze, no? La creazione quindi magari di reti. Stefano Predan, sulla questione della formazione, le aziende agricole, perché magari penso soprattutto a quelle, possono ancora utilizzare strumenti, ad esempio quello del PSR per la formazione, eccetera, eccetera. Magari io lo so, tanti altri no. E qua è un invito magari anche alle aziende. Buonasera a tutti. Intanto il programma di sviluppo rurale interviene dal punto di vista della formazione con la misura 1, che si divide in due sottomisure. La 1.1, che sono sostanzialmente dei corsi di formazione su diversi settori. Poi c'è la misura 1.2 invece, che è il coaching. Quindi il coaching sarebbe, come dire, avere a disposizione un personal trainer, no, nominato, che, come dire, mi aiuta nelle mie scelte, nelle mie decisioni. Sul fatto che siano ancora disponibili, come dire, questi corsi, adesso mi riservo di prendere informazioni in merito e magari nel corso del prossimo incontro vi saprò dare qualche informazione più specifica. Se no, sappiamo, come dire, che di base la formazione fa capo al Fondo Sociale Europeo, no, dei quale, diciamo, al quale attingono i vari istituti di formazione, come appunto il CEFA, PLENEI, PROIALE, eccetera, no? Su cui comunque rimangono aperte delle possibilità di, come dire, organizzazione di corsi. Quindi questo è quello che sul momento c'è, come dire, sul piatto. Se posso, sotto, così. Vai. Prego, prego. No, volevo chiederti, perché magari tante volte vedo anche per lavoro, no? Non sono chiare. Puoi fare un esempio? Cioè, quanto è facile attingere poi, mettiamo a disponibilità di fondi da una parte di un'azienda? È un processo complicato anche attivare la questione del coaching, o per anche la tua esperienza magari è una roba molto semplice? Perché potrebbe essere una roba molto interessante nel nostro contesto, no? E se ricordo bene, la questione del coaching si sviluppa così, che su richiesta dell'azienda viene attivato su un tema molto specifico l'attività, quindi proprio una roba che potrebbe essere costruita ad hoc sull'azienda, è corretto? Esatto, funziona tecnicamente proprio così, quindi si contatta, come dire, i centri che fanno riferimento all'associazione di imprese che di fatto ha vinto bando per la gestione della formazione del PSR, e con loro si concorda come dire, il tipo di formazione che, o meglio, il tipo di accompagnamento che si vuole avere in azienda. Quindi ci può essere un accompagnamento, non so, di tipo fiscale, piuttosto che un accompagnamento di tipo agroambientale. Un'azienda decide di fare il biologico, può chiedere un aiuto di un tecnico specializzato che magari l'aiuta appunto nella conversione dei suoi terreni al biologico, e così via dicendo. Come dicevo prima, insomma, mi riservo di prendere informazioni in più e di riportarvele nel corso del prossimo incontro. Direi che sì, questa parte qua comunque potrebbe essere veramente una questione molto interessante, no? A livello ad hoc delle nostre aziende. Proprio perché abbiamo anche qua diversi giovani che magari stanno iniziando a fare, a interessarsi alla castanicoltura, ma oltre alla questione tradizionale, già lì è difficile, manca dopo una vera formazione tecnica in generale, anche proprio sulla trasformazione, su questa questione. Sì, se posso aggiungere, insomma, voglio dire, ci sono esperienze in tutta Italia e non solo, che vanno avanti da anni, e quindi dal mio punto di vista personale sarebbe bene appunto attingere a già, come dire, esperienze già di successo, e quindi con tecnici formati che hanno già fatto esperienza in questi settori, che sicuramente possono dare delle risposte puntuali. Concordo. Grazie mille Stefano. Uno dei temi poi che secondo me è uscito forte
proprio la questione delle reti, no? Marco, nella zona vostra, cioè tu hai un'esperienza di condivisione poi del settore della castanicoltura di questa roba e un contesto puntiforme? Purtroppo nel mio caso il contesto è proprio puntiforme, nel senso che nella provincia di Pordenone la castanicoltura è veramente, non dico morta, ma praticamente assopita. E nel mio comune, poi quello di Pocenigo, ci sono diverse realtà, perché i castagnetti erano molto presenti, lo sono ancora, però sotto forma di boschi praticamente abbandonati ormai, castagnetti misti. E le realtà ci sono interessanti, sono anche meccanizzabili, sono riutilizzabili, ma mancano proprio le aziende agricole interessate e manca proprio la possibilità di fare rete. Io ho trovato, sì, proprio un manipolo di interessati, purtroppo non molto giovani, ma gli interessati ci sono. Ecco, diciamo che se dovessero arrivare dei fondi o comunque insomma qualche modo di fare rete, anche con tutto il Friuli, ovviamente, tutta la zona delle montagne del Friuli, sarebbe sicuramente interessante, qualcosa si muoverebbe di sicuro. Anche proprio per quello che dicevo prima, dell'acquisto magari dei mezzi meccanici, perché un acquisto di un aspiratore per le castagne, come quello di cui parlavo prima, è una spesa molto importante per una piccola azienda, si parlava di 8-9 mila euro. Acquistandolo invece in magari 4, 5, 6 aziende agricole e utilizzandolo, uno magari lo utilizza la mattina 2 ore e dopo si sposta, ma più o meno nella stessa zona, sicuramente potrebbe dare un enorme aiuto, una spinta alla meccanizzazione. Guarda, approfitto perché è un tema che era emerso, che a me interessa, proprio anche all'interno dell'ASFO, no? So che c'è stata l'esperienza di un acquisto di un'attrezzatura all'interno dell'ASFO. Luca, cosa ne pensi tu? Cioè, come sta andando avanti la gestione condivisa dell'attrezzatura? Perché qua siamo abbastanza spaventati. Io ho visto anche nel nostro contesto delle repliche di impresa, di ragionamenti sulle reti, eccetera, eccetera, uno dei temi che spaventa di più è la condivisione delle attrezzature. All'interno dell'ASFO, come è stata gestita? Secondo te funziona questo strumento? Perché era emerso anche negli altri incontri proprio questa possibilità dell'acquisto di attrezzature specializzate, anche perché onestamente parliamo di magari investimenti è vero non grandissimi, ma di macchine che dopo dovranno essere usate veramente poco, cioè si parla di un paio di giornate nel contesto delle valli che potrebbero essere interessate per singola azienda, no? Ma la risposta è sempre quella, dipende, no, dipende dal tipo di macchina. Cioè, a me verrebbe in mente che una macchina come quella lì, tutto sommato, anche una macchina abbastanza semplice, cioè nel senso che non può, un aspiratore, insomma, che danni può subire, no? Se i sassi non gli sanno aspirare, gli metti i filtri giusti, insomma, dovrebbe fare il suo dovere. Poi non lo so, altre esperienze. La nostra esperienza, abbiamo acquistato questo piccolo trincia, diciamo, era una falciatrice a mano col trincia davanti, e all'inizio bisogna imparare a usarla e bisogna capire anche i limiti di quelle macchine, no? Perché comunque lì era una macchina che l'abbiamo utilizzata anche per fare degli interventi di recupero su delle superfici che di fatto erano abbastanza trasandate, piene di sassi, piene di eccetera. Secondo me una delle cose che bisogna prevedere fin da subito nel momento in cui si fa un investimento banalmente di una macchina è prevedere delle spese di manutenzione, soprattutto se sono delle macchine innovative, se vogliamo, no? Che comunque non c'è tradizione nell'utilizzo, perché comunque i denti si consumano in questo caso, non è che funziona per sempre, anzi. Anche la macchina, un'automobile ha bisogno di spese di manutenzione fissa. Dipende dalla cura dei lavori. Sì, e anche dall'esperienza ovviamente, però sai, di fronte a una macchina che non nessuno mai ha utilizzato qua, appunto su delle superfici incolte,
comunque devo dire la verità, noi ci abbiamo fatto delle manutenzioni sopra, però nel corso del 2020 quella macchina ha corso, ha pulito tanti ettari, diversi ettari di terreni sono stati passati con quelle macchine lì. Quindi tutto sommato io credo, io l'ho provata di recente proprio, insomma, beh, qualche bottarella qua e là, ma insomma niente di grave per quel che mi riguarda. Quindi diciamo che comunque è una roba positiva che su lungo che potrebbe essere messa in piedi anche nel tema della castanicoltura, no? Sto pensando proprio vedendo un po' anche le nostre aziende, cioè io penso un Yuri, un Patrick, una Sabrina, che magari condividendo un'attrezzatura come potrebbe essere quella della raccolta e quindi anche di organizzare poi la raccolta tra le varie aziende. Questo qua potrebbe aiutare anche le fasi del mercato forse. Cioè il prodotto non è tanto a livello delle valide natigione. La vendita diciamo è più o meno quella, diciamo che ci sono due grossi mercati e poi magari la parte del privato. Yuri, nel tuo caso potrebbe essere secondo te un'esigenza, ma andavo dopo anche Sabrina o Bruna, voi che avete magari un po' più di superfici. Sì, potrebbe essere interessante, ma è anche da capire il target, cioè se io mi inserisco in un mercato competitivo nazionale, internazionale, mi servono le attrezzature, devo spendere poco, ottenere un buon profitto. Se è un mercato più di nicchia, valorizzato, può essere magari meno importante. E anche lì il fatto, un mercato di nicchia, valorizzo quello che ho, un bel castagnetto da vedere anche, piuttosto che un nuovo impianto più produttivo con ibridi. D'altra parte vado su un mercato concorrenziale difficile, deve essere meccanizzato e produttivo, magari con un diverso tipo di anche di varietà coltivate. Secondo me è un approccio che potrebbe essere interessante, sarebbe da valutare, però io vedo la nostra esperienza di recupero degli incolti, no? E pensare anche che nel momento in cui si va a fare un investimento su una macchina, se lo affidi, diciamo, questo bene esclusivamente a un'azienda, e questa azienda di fatto viene strutturata per offrire un servizio di raccolta, no? E quindi diciamo non è, e secondo me questo approccio qua su larga scala funziona, no? Se trattiamo di spostare poca roba non va bene, però io vedo, cioè, si riesce a fare tutto abbastanza in economia quando sei tutto abbastanza piccoli, ma nel momento in cui si aumenta le scale di intervento, lì ci vogliono professionisti che utilizzano le macchine, perché comunque professionisti le fanno rendere le macchine anche in termini di ore e di risultato atteso nell'unità di tempo, insomma. Assolutamente. E a livello di produzioni, Bruna, ci sei? O Sabrina? Che già prima avevo provato a coinvolgere, che mi interessava vedere il confronto anche tra di voi. Marco, quanto raccogli a pianta? Allora, guarda, a pianta, onestamente, no, ti devo dire la verità, onestamente non ci ho mai pensato. So che dalle piante che ho, la mia produzione varia dai 700 kg ai 1300, quindi dai 7 quintali ai 13 quintali. Ettaro? Sulla tua produzione? Sulla mia piantagione, che occupa una superficie di 6-7 mila metri quadri all'interno di questa parcella di un ettaro. Quindi diciamo che io cerco di fare di tutto, perché il castagno purtroppo è soggetto a fluttuazione della produzione, cioè non c'è nulla da fare. Però per limitare questa fluttuazione ovviamente bisogna intervenire con la consumazione. Io alterno un anno la consumazione organica con l'etame maturo di bovino e l'anno successivo una consumazione minerale, che è fondamentale per il castagno. Sempre con prodotti consentiti in agricoltura biologica. Ecco. E inoltre utilizzo anche ogni anno, due volte l'anno, spargo
il solfato di ferro per abbassare un pochino il pH, perché da me è molto vicino alla neutralità, quindi cerco di abbassarlo un pochino con questo intervento. Ho capito. Tante robe che sono venute fuori comunque in generale qua, su cui dovremo andare ad agire sul breve periodo, a partire dalle produzioni dei terreni, perché ovviamente se vogliamo andare a produrre di più dobbiamo tirar fuori nuovi terreni, e la questione della formazione. Io mi sto rendendo conto quanto è importante, di quanto sarà fondamentale questo fatto, ma anche proprio più che della formazione, forse della condivisione. Dovremmo trovare molte più occasioni, penso proprio ai circoli di studio, come metodo, anche questi incontri per poter procedere, diciamo, no? Anche per condividere proprio le esperienze. Io ho visto quanto è stato utile anche all'interno del progetto il fatto di avere la parte tecnica, ma poi condividere le esperienze, i tecnici anche a livello territoriale. L'esperienza dell'ERSA di avere la disponibilità di un tecnico e di adattare a livello locale le varie pratiche è veramente importante, no? Quindi lì sarà molto importante investire sulla condivisione del tempo e della presenza. Magari finita la questione Covid, sarebbe opportuno, anche come ha suggerito Stefano, di andare a vedere qualche impianto in giro per l'Italia, no? Condividere con chi c'è già passato. Io non so se c'è qualcuno che vuole fare un ultimo intervento, perché dopo direi che possiamo salutarci, visto che l'ora è passata comunque un'ora e mezza, e sono le 8:15 di lunedì. Ma mi permetto di riallacciarmi a questa ultima conclusione dicendo che comunque anche per quanto riguarda il nostro settore della ristorazione potrebbe essere utile instaurare un processo così di conoscenza, di formazione, ma anche magari di ispirazione da trarre da quei territori che invece appunto la castagna la usano sotto tante forme diverse, insomma, no? Quindi l'esperienza magari anche di visitare o comunque di entrare in contatto con qualche territorio che, diciamo così, ha degli spunti da regalarci, secondo me sarebbe importante anche per la ristorazione locale, perché rappresenta comunque un valore aggiunto di un prodotto che è reperibile in loco. In effetti sì, io pensavo sempre alla produzione agricola, però questo fatto che manca a livello di ristorazione la conoscenza è vincolante, perché ovviamente dopo una ristorazione che non conosce e non va ad acquistare prodotto locale. Esatto. Assolutamente. C'è qualcuno che vuole fare un intervento conclusivo? Pardon, non ti ho sentito, Luca. C'è qualcuno che vuole fare qualche intervento, esatto, così conclusivo, insomma, che magari non ha parlato? Poi credo che, insomma, vista l'ora. Dì Luca, se è quella che ti ho detto io. Così lo sanno. Bon. Ad esempio l'ultima, e poi vi lascio, ma è una roba che per me è stata veramente un'altra roba importantissima, e ringrazio perché sono stati presenti anche l'altra volta, non so se tutti e due, ma uno dei due Mattei l'ho visto, Matteo Grafici e Matteo Kodromaz, la questione dei potatori. Sembra una cosa che passa in seconda parte, diciamo. Ma anche qua manca a livello locale in conoscenza sulla gestione della chioma e comunque sugli interventi da fare, anche e soprattutto nei ripristini e nelle potature. È stato riscontrato anche durante il progetto questa cosa qua, no? La presenza di potatori e di personale specializzato per andare ad agire su una pianta molto delicata. Quindi sono contento che ho visto i due Mattei che sono adesso in opera sul ripristino di un castagneto a Clastra. Poi è una grossa opportunità lavorativa. Bene, io direi che detto questo possiamo lasciarci. Vi ringrazio ancora. La prossima volta ci sarà l'incontro, è sempre lunedì.
andremo a fare diciamo quello che si chiama l'albero dei problemi, ad analizzare l'albero dei problemi sulla conseguenza delle quale sequenza c'è sui vari problemi, come sono messi, che relazioni ci sono e soprattutto quelli che sono gli obiettivi su cui andremo a basare poi il nostro lavoro. A seguito di questo, i risultati che ci aspettiamo e quali attività nell'incontro successivo. Grazie mille e buona serata. Grazie, buonasera. Buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata.